Bisogna avere il coraggio di puntare di più sull'immaginario, sulla fantasia e sulla creatività. Allo stand Abruzzo del Salone del Libro di Torino, Dacia Maraini offre la sua ricetta per il rilancio della cultura abruzzese. Da sempre l'Abruzzo e soprattutto la sua montagna rappresentano per la scrittrice e la poetessa toscana fonte di grande ispirazione. La sua presenza a Casa Abruzzo a Torino ha richiamato decine e decine di visitatori del salone, assiepati negli 80 metri quadrati dello spazio espositivo, e la scrittrice non ha mancato quindi di dire la sua sull'Abruzzo. E poi ci sono, non so, per esempio un editore come Adelmo Polla, che ha fatto un lavoro straordinario sulla raccolta delle favole abruzzesi, dei viaggiatori, eccetera. Sta chiudendo perché non ce la fa. Lì bisognerebbe, cioè, puntare di più sulla cultura, sulla produzione, sull'immaginario, sulla fantasia, sul stile e la creatività abruzzese, che ce n'è tanta, e quindi bisognerebbe far di più. Con una presenza così importante al Salone del Libro di Torino avviamo una nuova strategia di promozione del nostro prodotto culturale, che vuole far conoscere l'Abruzzo al di fuori dei confini regionali e nazionali. Al microfono l'assessore alla cultura Luigi De Fanis. La regione deve cavalcare queste situazioni per farsi conoscere, non solo dal punto di vista letterario, perché come vedi anche dal punto di vista turistico e storico, artistico. Domani c'è una presentazione di Mirabilia d'Abruzzo, che è un progetto fortemente voluto dall'assessorato, che mette in rete le meraviglie abruzzesi, le meraviglie non solo, diciamo così, geografiche, ma anche culturali, quindi le abbazie, i castelli, le chiese. E quei miglior, diciamo così, vetrina del Salone Internazionale di Torino a livello nazionale penso non ce ne sia. Quindi noi abbiamo la volontà di confermarci sempre meglio. Le parole dell'assessore arrivano dopo il successo della serata Abruzzo, che ha permesso al pubblico del Salone del Libro di ammirare all'interno dello spazio espositivo lo spettacolo del Teatro Stabile d'Abruzzo e la magnifica performance della pianista Luisa Pryor insieme con il soprano Valentina Colladonato. Si chiude una spumeggiante edizione della Fiera Internazionale del Libro di Torino all'insegna dei grandi successi e dell'immagine abruzzese. Thank you.